mi rende più piccolo. Ma Gioriam sono due ore. Di scuola! Di averlo! Splashed! Mark Baring and Rain. Inizialmente ne erano due, si sono sdoppiati a tre. No, sono sempre stati tre, ma no. Ma questi due, vedi che questi due a occhio nudo non si vedono. Lo vedete? Lo vedete sul tetto? Io lo vedo bene, però sai, telefonino, quel che è. Era in quella direzione là, sopra Prato praticamente, e abbastanza alto, però non altissimo. E poi è scomparso sempre in questa direzione qua. Beh, ti sembra una cosa un po' strana. Era là, su quel tetto, stava volando. Guarda come vola strana, a scatti. No, raga, io li sto riprendendo, si vedono. A te si vede? Guarda, una mo è sparita. Cose di pazzi. Attraversano il cielo come saette, sfrecciano a pochi metri da terra, emergono improvvisamente dal mare. Stando alle testimonianze di chi ha avuto l'avventura di incontrarli, assumono mille sembianze. Hanno la forma di sigaro, disco volante, aquilone, velivolo. Appaiono come sfere di fuoco o come luci che giocano con la geometria, a cerchio, triangolo, rombo, parallelepipedo. Per non parlare del colore, bianco, verde, rosso, viola. Viaggiano a velocità inimmaginabili e si trasformano repentinamente. Fenomeni ritenuti inspiegabili. Non credo nell'esistenza di oggetti, perlomeno che arrivino fino a qui. Purtroppo non ho mai visto un UFO, anche se mi piacerebbe molto averlo visto. Può essere che ci sia qualche forma vivente oltre la Terra. Io sono un ordinario di fisica in pensione, ho insegnato molti anni negli Stati Uniti e non ho mai avuto percezione di fenomeni di questo genere. Io non l'ho mai visto, però ci credo. Sono stati chiamati UFO, vale a dire oggetti volanti non identificati. Ma la gamma degli avvistamenti è talmente vasta che di recente sono stati ribattezzati UAP, ovvero fenomeni aerei non identificati. Oh my God! L'ho visto, ero piccolina, però avevo 12 anni quando l'ho visto. L'ha visto anche mia madre, quindi insieme a me eravamo in due e siamo rimaste scioccate. Eravamo io e mio amico per strada, è passata una scia luminosa rossa e l'abbiamo vista tutti e due, perché mi sono girata verso di lui per dirgli: ma l'hai vista anche tu? Sì, l'ha vista anche lui, però non sappiamo che cos'era. Mai visto, però mio marito mi racconta che una volta ha visto qualcosa, era alla stazione Termini. A un certo punto ha visto come della nebbiolina, ma anche come dei filamenti grigi che scendeva dal cielo. E tutti erano con lo sguardo bigottiti perché era imprevedibile. Oh my God! Fino a qualche anno fa, chiunque si dichiarasse testimone di un evento veniva considerato nel migliore dei casi un visionario o un povero illuso. Poi la svolta. Il 25 giugno del 2021 uno dei più importanti dipartimenti militari del pianeta, il Pentagono, annuncia un rapporto che si propone di mettere fine ai misteri su queste strane apparizioni. Le conclusioni sono sconcertanti. Non si può escludere che gli UFO esistano davvero. A very big and important moment. It's called
the Space Force. Complice la pandemia, la notizia non aveva avuto la risonanza che meritava, ma a due giorni dal voto favorevole della Camera sull'impeachment, l'ex presidente americano Donald Trump aveva annunciato la nascita della Space Force, la sesta forza armata degli Stati Uniti. 16.000 persone, 40 milioni di dollari il budget. Ufficialmente per garantire l'assetto satellitare e le comunicazioni nazionali. In realtà, pochi mesi prima, parlando ai militari di San Diego, l'ex presidente non era andato per il sottile e aveva definito lo spazio una potenziale area di guerra, esattamente come la terra, l'aria, il mare. Contemporaneamente, Trump chiede al Pentagono un rapporto sugli UFO, con tanto di data 1 giugno 2021 e l'inizio di una guerra stellare. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear as the President of the United States. Sappiamo che da lì a poco sarà Joe Biden a conquistare la presidenza degli Stati Uniti. Pochi mesi dopo il suo insediamento, due notizie conquistano i titoli dei giornali di mezzo mondo. La prima era in qualche modo attesa. Entro l'11 settembre le forze armate americane abbandoneranno al loro destino l'Afghanistan. La seconda notizia sorprende più di uno. Il 25 giugno il Pentagono presenterà il rapporto sugli UFO e si annunciano novità eclatanti. Ed è un altro ex presidente, Barack Obama, a lanciare il sasso nel lago delle attese. Ciò che è vero, e su questo sono serio, è che ci sono filmati e registrazioni di oggetti nei cieli che non sappiamo esattamente cosa siano. Non possiamo spiegare le loro traiettorie. Non si muovevano con uno schema facilmente spiegabile. Ed eccoli i video che confermano, dopo oltre 70 anni, ciò che andavano ripetendo gli ufologi, fino a quel momento orfani delle istituzioni. Siamo nel 2015. Un F-18 vola a 7.000 metri di altezza, quando l'equipaggio intercetta uno strano oggetto in rapidissimo movimento. Altro video, nuovo pilota. Uno strano oggetto lungo 12 metri vola senza eliche e con modalità per nulla ordinarie. Il documento, sappiamo che sono più di 80 pagine di documenti, sappiamo che durante questa seduta al Senato sono stati illustrati in una commissione più di 45 minuti di video in alta definizione. Questo report consegnato al Congresso americano è un report preliminare a cui farà seguito un report ancora più dettagliato con altri video ancora più eclatanti e quindi una preparazione lenta a quello che è l'argomento invece in toto reale che andrà poi a essere appunto di dominio pubblico. Il rapporto del Pentagono chiarisce che fra il 2004 e il 2019 sono 144 gli avvistamenti di oggetti volanti non identificati per i quali gli Stati Uniti non sono in grado di fornire spiegazioni. Dunque gli UFO o UAP non sono fantasie o allucinazioni. Ecco, sta salendo. Che cavolo è? È sparita. Adesso è cambiato tutto. Adesso ci hanno detto ufficialmente che esistono. Non sappiamo cosa sono, non sappiamo chi li produce, non sappiamo chi li fa muovere in quel modo lì, non sappiamo come facciano a superare tutte le leggi della fisica
e del, chiamiamolo, volo aerospaziale che noi conosciamo, anche perché quegli oggetti non volano, ma giocano con la gravità. Sui fenomeni aerei non identificati, gli americani sembrano spingersi oltre. In almeno 21 casi ci si troverebbe di fronte a manifestazioni di una tecnologia molto avanzata e decisamente sconosciuta. Il rapporto dice molto chiaramente che gli UFO sono un fenomeno oggettivo e reale. Gli UFO sono un fenomeno tecnologico, quindi in pratica sono macchine. Gli UFO sono un fenomeno tecnologico avanzato, il che vuol dire praticamente che la tecnologia che li caratterizza è superiore a quella attuale. Sono un fenomeno intelligente e a questo punto va monitorato, perché ovviamente i militari dicono, dal punto di vista della difesa, non possiamo ignorare che le cose ci sono, quindi vanno seguite. E non è poco. Affermando che si tratta di uno dei 12 pezzi di questo puzzle che viene lentamente messo insieme. Che negli Stati Uniti l'UFO vengano presi sul serio lo dimostra una lunga serie di eventi. L'istituzione, oltre un anno fa, di un ufficio permanente presso la Camera dei Rappresentanti, la creazione di una task force a parte del Ministero della Difesa. Più di recente i fenomeni non identificati sono stati al centro della prima audizione pubblica al Congresso americano. Infine, il sorprendente annuncio della NASA. Un team di 16 scienziati studierà gli UFO sulla base dei dati raccolti da enti governativi, civili e da altre fonti. Tra loro anche l'astrofisica italiana Federica Bianco. Luis Elizondo, ex agente segreto del Pentagono, è tuttavia convinto che gli UFO esistano. Come investigatore posso confermare che questi oggetti sono effettivamente veri. Tutto sommato non si tratta di una questione che interessa solamente gli Stati Uniti, si tratta di una questione globale. Ora, noi abbiamo registrato alcune delle capacità dimostrate da questi UAP, ma per quanto riguarda l'intento non abbiamo nessuna idea al proposito. Bisogna comunque per forza considerare la possibilità che queste cose possano effettivamente essere una minaccia. Potrebbero esserlo. Quello di Luis Elizondo nel 2017 fu un vero e proprio caso internazionale. Dopo aver dato le dimissioni, l'ex agente segreto rivelò al mondo di aver ricoperto il ruolo di direttore di un programma segreto del Pentagono contro le minacce aerospaziali, ruolo smentito all'epoca dagli alti comandi americani. Mi corregga se sbaglio, ma quando nel 2017 lei si è dimesso, il Pentagono ha smentito. Sì, in effetti è vero, è stato così, il Pentagono non ha confermato questo ed è continuato così fino a quando il senatore Harry Reid, che è stato il principale fautore di questo programma, non si è fatto avanti e ha pubblicamente confermato questo. E ormai siamo arrivati al punto dove abbiamo moltissime testimonianze, ma non solo testimonianze, abbiamo anche tutta una serie di dati provenienti da tutta una serie di sensori, piattaforme di sensori differenti e concordanti che confermano tutte quante l'esistenza di questi oggetti.
Le rivelazioni degli USA sono una liberazione per molti piloti di velivoli militari che più di una volta si sono imbattuti in esperienze del genere e all'estero, come in Italia, hanno taciuto perché obbligati al più rigoroso silenzio. Noi abbiamo incontrato due testimoni d'eccezione. Nel 1975 stavo volando sul mare, ero verso Taormina, Cicastello, e sulle falde dell'Etna, su un cratere, ho visto una sfera uscire proprio da questo cratere spento, preciso, nella località esattamente, si chiama Zafferana Etnea, una sfera viola che è partita in maniera verticale con una velocità incredibile ed è sparita praticamente oltre le nuvole. Sembrava un missile, ma un missile non è viola e in due secondi non passa da zero a infinito in maniera verticale. In un volo tra Terracina e Latina a 700 piedi di quota con un velivolo SF260, un velivolo scuola, abbiamo notato, prima l'ho vista io dal lato mio, una sfera bianca che dirigeva verso, in direzione opposta alla nostra, aveva avuto un 3-4 metri di diametro, bianca, sembrava ovattata ma senza né luci né fumi né nulla. Arrivata sotto il velivolo e cercandola, abbiamo visto che ha fatto esattamente 90 gradi di virata sul lato destro nostro, accelerando paurosamente verso la valle di Frosinone. Ha accelerato in maniera eccezionale per noi. È sparita la vista, infatti, non saprei neanche quantificare la velocità. Per me avrà superato, non so, sarà andata la velocità del suono, se non di più. Però non ho elementi per stimare, io l'ho visto accelerare paurosamente e scomparire alla vista, quindi accelerato in una maniera senza scie e senza nulla. In volo rettilineo orizzontale, accelerato ed è scomparso. L'ipotesi che a volare con velocità supersoniche siano velivoli di nuova generazione, mezzi ad altissima nonché segreta tecnologia o droni avveniristici di forze nemiche viene da più parti rigettata. Gli americani dicono non sono nostri. I russi dicono non sono nostri, i cinesi dicono non sono nostri. Oltretutto è stato documentato che viaggiano nell'aria, nell'acqua. Sono chiamati transmedia vehicles proprio perché viaggiano ovunque in assoluta tranquillità, cosa che noi non immaginiamo neanche che sia possibile fare. Perché questi oggetti vengono attribuiti ad entità sconosciute e non invece a velivoli ad alta tecnologia di forze nemiche o magari di un miliardario molto ricco? Era proprio il mio lavoro nell'ambito del governo degli Stati Uniti conoscere propriamente le nostre tecnologie. Posso dire con certezza che non si tratta di tecnologia degli Stati Uniti. Il mio governo ha cominciato a registrare questi eventi a partire dall'ultima porzione degli anni 40. Per fare un paragone, non eravamo ancora arrivati a raggiungere lo spazio e in quel periodo avevamo appena infranto la barriera del suono. Eppure cominciavamo già a registrare questi oggetti che già all'epoca viaggiavano a delle velocità intorno a 13.000 miglia all'ora, quindi quasi 20 volte la velocità del suono. Edoardo Russo dirige il Centro Studi Ufologico Nazionale ed è in queste stanze che da anni il fenomeno viene analizzato in tutte le sue declinazioni. Diciamo che più che milioni di persone che vedono gli UFO, ci sono milioni di persone che hanno visto qualche cosa che loro pensano essere UFO. L'ordine di grandezza, valutato in base a dei dati DOXA,
e circa 3 milioni e mezzo di italiani adulti che pensano di avere visto un UFO. Noi abbiamo una raccolta che si avvicina in questo momento alle 40.000 testimonianze. Tenga presente che l'anno scorso in Italia, tra le varie associazioni ufologiche italiane, si sono registrate circa 300 segnalazioni, poi numeri più, numeri meno vanno un attimo visti, e l'anno precedente ce ne erano state circa 200, cioè non c'è mai una costante in queste cose. Durante le grosse ondate o i flap di avvistamenti, quando arrivano moltissime segnalazioni, si possono raggiungere anche numeri molto più elevati, anche di 500-600 segnalazioni all'anno, anche oltre a volte. In queste tre zone che lei ha segnalato, che cosa vedono esattamente? Quando l'evento viene osservato, la prima cosa che stupisce l'osservatore, il testimone, è la eccezionalità dell'evento, cioè vede qualcosa che non riesce a comprendere, che non riesce a spiegarsi in modo razionale, che soprattutto non riesce a identificare. Per quanto riguarda la Val Malenco, lì abbiamo sia i fenomeni, diciamo, luminosi notturni, sia abbiamo i fenomeni diurni. Quindi abbiamo anche persone che hanno osservato oggetti di forma sferica, oggetti di forma ellissoidale o discoidale, prendetelo un po' come volete, o oggetti di forma triangolare. A Cesa, in provincia di Caserta, padre e figlio stanno guardando al telescopio la costellazione di Andromeda. All'improvviso vedono un oggetto molto luminoso in giro sulla loro verticale. Ma guarda come fa lui. Ma sta camminando! Gira! Ore 19.40, dopo due minuti lo stesso oggetto viene avvistato a Nocera Superiore in provincia di Salerno. Una famiglia, padre, madre e una bambina, commentano in sottofondo molto meravigliati questo oggetto che si vede in cielo. Dai dati in nostro possesso si è visto che è esattamente lo stesso oggetto avvistato a 40 km di distanza in linea d'aria, cioè a Cesa. È impressionante! Ma lo sai che ci sono 400 miliardi di stelle lassù, solo nella nostra galassia? Se solo una su un milione avesse un pianeta, e se solo uno su un milione di quei pianeti avesse la vita, e se solo uno su un milione di essi avesse una forma di vita intelligente, potrebbero esserci letteralmente milioni di civiltà lassù. Beh, se non ci fossero, sarebbe uno spreco di spazio. Resta il fatto che il rapporto del Pentagono è certamente una pietra miliare nella storia dell'ufologia, finora considerata poco più di un hobby o una stravagante passione. Gli avvistamenti, e questo non lo dico io, lo dicono persino i sondaggi che sono stati fatti dall'Istituto Gallup negli Stati Uniti, sono praticamente fatti da tutti gli strati sociali, da tutti gli strati anche, diciamo, di istruzione. E quindi chiaramente direi che il fenomeno UFO non ha supporter privilegiati. Tutti li hanno visti: astronomi, militari, giornalisti, gente comune, tecnici. Tutte le persone che si interessano di ufologia probabilmente è perché hanno visto qualche cosa, hanno avuto una qualche esperienza diretta del fenomeno. Ci sono casi in cui, invece del singolo testimone, ci sono più persone intervistando separatamente persone che nello stesso momento, dallo stesso luogo, hanno osservato le stesse cose. Ci si sente, come dire, rassicurati sul fatto che quelle testimonianze e soprattutto la descrizione che ne viene fatta corrispondano a quello che in quel momento è avvenuto ed è stato osservato. Là, Elena, guarda quanti ce n'è! Che cosa bella! Io, Dio, ti ringrazio per questa cosa meravigliosa. Ci sono anni in cui gli avvistamenti sono più frequenti. In Italia, per dire, abbiamo avuto
un'ondata di segnalazioni notevole nel 1950, un'altra nel 52 più piccola, una enorme nel 54 e così via. Ogni qualche anno, ma senza regolarità, ci sono state annate ricche, i 73, i 78, l'85 e così via. Nel 1978 ci furono oltre 2000 segnalazioni in Italia e questo obbligò successivamente il governo italiano a far sì che l'aeronautica militare italiana fosse tenuta da allora istituzionalmente a seguire la cosa. Durante il lockdown, a quanto pare, c'è stato un aumento vertiginoso di avvistamenti. Come mai? Il lockdown ha sicuramente contribuito perché c'erano più persone a casa, che sembra stupido anche qua, ma avevano occasione magari di guardare fuori e di vedere, di osservare. Cioè, non abbiamo avuto più incontri ravvicinati, forse perché la gente non usciva, ma abbiamo avuto più osservazioni di fenomeni a distanza. Eccoci qua arrivati in questa meravigliosa zona della campagna veneta per la nostra trasmissione televisiva e in seguito agli avvenimenti straordinari di questa notte, proprio per avvicinare, per sentire dalla viva voce dei testimoni quello che è successo. Ecco, fermiamoci un momento qua. Signora? Eh? Signora, per favore, dove sono scesi i marziani? Dappertutto, in mezzo ai campi, spussa! Una palla di fuoco che girava, poi si è diventata arancione, poi si è fermata, poi si è diventata un triangolo. Volava sopra il campanile, sembrava dischi volanti. Insomma, come piatti di minestra. Che minestra? Minestra de Fasioi. Mi dica, lei ha visto il disco volante? Il disco volante, sì. Si ferma nel prato. Senza rumore. Vien giù dal cielo. La cronologia degli eventi è troppo vasta per poter fornire un elenco completo. Di certo il nostro paese registra alcuni casi decisamente clamorosi, avvolti da non pochi misteri. A partire dal 1933, quando a governare c'era Benito Mussolini. C'è una raffica di telegrammi che arrivano all'agenzia Stefani, che era l'ANSA fascista, in cui si dice che bisognava assolutamente allertare tutte le forze in campo per andare a recuperare un velivolo non identificato che si era schiantato, che era precipitato, che assolutamente bisognava mettere a tacere la notizia inventandosi una spiegazione di comodo, una meteora, un fulmine, eccetera. E in quel periodo effettivamente, se noi andiamo a vedere sulla stampa dell'epoca, non c'è la notizia dello schianto di quest'ordigno, ma c'è qualcosa che cade nella boscaglia. Sappiamo che sono arrivate tante truppe, anche il prefetto e diverse camicie nere. Tutto viene recuperato, nascosto. Tutto accade il 13 giugno 1933 nei pressi di Vergiate, a pochi chilometri da Varese. Fu qui che furono rinvenuti rottami di uno strano velivolo con i resti di due creature, a quanto pare alieni. I reperti, dicono le cronache, furono conservati in un hangar nella più totale segretezza. Fu istituita una commissione, il cosiddetto gabinetto RS-33, di cui faceva parte anche Guglielmo Marconi. D'altra parte, l'inventore del telegrafo senza fili, durante i suoi studi, si era già imbattuto in strani segnali provenienti dallo spazio. Nel 1996 ci sono pervenuti dei documenti originali che praticamente indicavano una serie di casi che però afferivano a un ipotetico gabinetto RS-33. RS sta per ricerche speciali e 33 era l'anno della Costituzione, che il governo italiano dell'epoca, che era il governo fascista in carica, fece pensando di avere a che fare con nuovi mezzi militari di altri paesi. E quindi lo scopo era all'epoca né più né meno che cercare di copiare questi oggetti che erano stati segnalati. Mussolini ha ordinato a uno dei suoi fedelissimi, un progettista, di ricostruire con la tecnologia dell'epoca, che era avanzata per i nostri aerei, ma che era ridicola ovviamente paragonata ai dischi volanti come li intendiamo noi oggi,
ha chiesto di ricostruire questa cosa, e questo progettista, che è morto a Maderno sul Garda, quindi una delle ultime roccaforti del fascio all'epoca della Repubblica di Salò, ha confessato in punto di morte alla figlia di aver lavorato a un gabinetto segreto che voleva costruire un velivolo segreto partendo da qualcosa che era stato visto. Noi quei progetti li abbiamo recuperati e l'oggetto che si vede ha esattamente la forma di un disco volante. A questo proposito, è vero che questo velivolo non identificato sono stati trovati dei corpi o era solo una fantasia? Nei telegrammi non si accenna minimamente a corpi, si parla di un velivolo sconosciuto. Anche qui, con il senno di poi, il figlio di un pilota americano che aveva lavorato all'epoca in Italia, che era di stanza in Italia, che si era occupato di queste cose strane che si vedevano nel cielo, ha raccontato proprio del recupero di questa strana torpedine, così è stata definita, all'interno della quale ci sarebbero stati dei corpi. Ora io non so se questo sia vero, perché quando queste storie escono dopo è facile che siano anche incrostazioni di cose già sentite. Resta da chiedersi dove siano finiti i rottami del velivolo e i resti dei presunti alieni. Scomparvero nel dopoguerra in circostanze non proprio chiare. È più verosimile che gli Stati Uniti siano invasi, prima che dai soldati dell'asse, dagli abitanti non molto conosciuti, ma appare assai bellicosi, del pianeta Marte, che scenderanno dagli spazi siderali su inimmaginabili fortezze volanti. Le cronache di quegli anni registrano molti eventi, ma un nuovo ed eclatante avvistamento agiterà 30 anni dopo i servizi segreti italiani. A far luce su quanto accadde la sera del 20 agosto del 1963, proprio l'ultimo rapporto del Pentagono. E fra questo materiale c'è il dossier ultra segreto all'epoca, parliamo del 1963, con cui lo Stato Maggiore Difesa italiano mandò attraverso canali diplomatici al Pentagono questa segnalazione che addirittura a pochi metri di altezza rispetto al tetto della vettura, l'auto presidenziale, l'auto del presidente Antonio Segni, allora in carica ovviamente, era stato sorvolato a Castel Porziano, quindi sede estiva del presidente della Repubblica, da uno di questi oggetti. Mentre lasciava la tenuta di Castel Porziano alla guida di una Fiat 2003, uno degli autisti del presidente Segni fu dunque accecato da una luce fortissima. Stando alla sua testimonianza, si trattava di un disco volante lungo almeno 20 metri. Erano le 9:30 di sera. E il materiale non solo è stato desecretato, ma è fruibile. E la cosa divertente è che si vede addirittura il disegno fatto da, gli operatori dell'intelligence che si occuparono di questo problema. Si vede questo oggetto, che è il classico oggetto a forma di piatto con cupola, con tre oblò. Ma perché l'episodio è citato nel recente rapporto americano? Il 24 settembre 1963 l'ambasciata italiana a Washington aveva trasmesso ogni documento ai servizi di intelligence della Forza Aerea statunitense. Ce la dice lunga sul fatto, ma lo si sapeva già, che attraverso canali NATO tutto quello che avveniva anche in Europa affluiva poi al Pentagono. D'altra parte, a conservare i segreti sugli UFO in America, come in ogni altro paese del mondo, sono in primo luogo i registri delle aeronautiche militari, registri che in più di un'occasione sono stati resi parzialmente pubblici. Flying saucers have invaded our planet. Washington, London, Paris, Moscow are key targets. The whole world is under attack. Can it survive? Never before has the screen reached such heights of excitement. Breathtaking spectacle. Hair-raising terror. Tanti misteri dunque sono custoditi negli archivi militari. Ma ciò che accade in Adriatico tra Ortona e San Benedetto del Tronto non poteva restare nascosto, se non altro perché si scatenò il panico tra decine di pescatori.
Io ho visto delle colonne d'acqua, ma ho visto tre volte. Due volte l'ho visto una colonna d'acqua andare in aria. La terza volta l'ho visto con una macchia nera in mezzo. Stavo per prendere il porto e mi si è avvicinata una luce di un colore stranissimo. Mi è arrivato sotto bordo, ho spento tutte le luci mie per poter vedere qualcosa e non ho visto niente. E avete riferito tutte queste cose? Sì, sì, ho riferito di Punti Bianco. Il giorno dopo sono andato in capitaneria, ho lasciato la mia deposizione al comandante della capitaneria. Colonne d'acqua che si alzavano fino a 20 metri di altezza, globi luminosi di colore rosso e bianco in volo, razzi che sfrecciavano fuori dal mare, radar impazziti. Sempre a San Benedetto del Tronto, altri UFO, questa volta in cielo, sono stati visti da diverse persone e fotografati. Questa cosa luminosa è salita per circa 10 minuti, sì. Semi in verticale, è uscita da dietro la nuvola che qui è il mare, sì. In su. Poi un certo momento, dopo 10 minuti, un quarto d'ora, ha preso la direzione nord, verso nord. Ah sì? Sì. Dopo ancora 10 minuti circa, e attraverso il teleobiettivo della mia Pentax si vedeva benissimo la sagoma di un missile, però soltanto attraverso il teleobiettivo, a occhio nudo non si vedeva. Il mistero delle luci sull'acqua fu svelato. Si sarebbe trattato di metano fuoriuscito dalle crepe dei fondali. Misto a gas e fango, il metano si incendia a contatto con l'atmosfera e genera luci ed altri effetti collaterali. Tutto normale dunque. Siamo andati all'osservatorio Saludecio di Rimini. Il tratto adriatico che va da Romagna alle Marche è storicamente sempre stato un luogo dove si sono sempre avvistate luci strane, luci anomale. Molta gente ci chiama, essendo non solo un'istituzione dal punto di vista, diciamo, astronomica, ma quando qualcuno vede qualcosa di strano in cielo poi ce lo riferisce. E, andando a scremare comunque tutto quello che la gente non conosce come fenomeni naturali, una meteora, un bolide, o Venere al tramonto o all'alba, o altri fenomeni comunque riconducibili a qualcosa di conosciuto, diciamo che rimane sempre quel 5-10% di tutta la casistica che non è spiegabile, se non con un'ipotesi, come si suol dire, pro ETH, quindi extraterrestre o esogena. Queste luci hanno una forma sferica, sono piuttosto brillanti, possono proprio sdoppiarsi in due parti, in due globi o anche in tre parti, poi ricongiungersi. E la speranza di tutti, captare segnali alieni. Ma finora non siamo stati fortunati quanto la protagonista del film. A 30 km da Bologna sorge la stazione radioastronomica di Medicina, che partecipa al SETI, un programma di ricerca sulla vita intelligente extraterrestre. Fu l'astronomo Frank Drake, negli anni 60, a dare il via a una serie di sperimentazioni simili in tutto il mondo. Questi segnali devono in qualche modo rispettare un particolare protocollo che è stato sottoscritto dalle nazioni, dai gruppi partecipanti al SETI Institute. Ossia che il segnale deve essere ripetitivo, riproducibile e in questo modo possa essere in qualche modo confermato dagli altri radiotelescopi della rete. L'ingegnere Montebugnoli ha trascorso 30 anni della sua vita a cercare di captare un segnale. Due gli strumenti adoperati, la Croce del Nord con i suoi rami lunghi 564 e 640 metri e una parabola di 32 metri di diametro. In questi 10 anni non abbiamo mai ricevuto segnali alieni, dichiaratamente alieni.
ma abbiamo ricevuto però molti segnali e sospetti. Una sola volta gli scienziati di medicina hanno creduto di essere vicini alla meta. C'è stato un particolare momento nell'estate del 2006, se mi ricordo bene, che abbiamo ricevuto un segnale monocromatico che aveva tutte le caratteristiche che noi ci aspettiamo che un segnale alieno abbia. Io ero a casa, l'ingegner Montebugnoli mi chiamò dicendo: Jader, vieni subito che abbiamo un buon candidato da esaminare. E venni qui a radiotelescopio, facemmo una rapida verifica di questo segnale che avevamo ricevuto, effettivamente molto interessante, quindi rispettava tutte quelle caratteristiche che desideravamo individuare in un segnale di tipo candidato, per cui a quel punto abbiamo chiesto tempo osservativo nei giorni successivi per poter effettuare queste osservazioni di conferma, ma purtroppo il segnale scomparse. Con quali mezzi e con quali strumenti cercate di individuare questi segnali, considerando che ci sono miliardi e miliardi di stelle, di pianeti? Gli strumenti che stiamo utilizzando ad oggi sono strumenti che conosciamo un po' la limitatezza in sensibilità, nel senso che sono strumenti che ovviamente indagano in una certa zona dell'universo. E dov'è che fino a dove possiamo osservare? Diciamo che visto che i segnali radio in qualche modo sono stati scoperti all'incirca un centinaio di anni fa e il segnale radio ha una velocità finita, l'universo radio che possiamo osservare intorno alla Terra è di circa 100 anni luce, che è una frazione infinitesima ovviamente della nostra galassia, che solamente il diametro della nostra galassia è 100.000 anni luce. E figuriamoci rispetto all'universo. Ma la possibilità di captare segnali di altre civiltà è davvero reale? La nostra galassia, l'universo sono vasti. La stella più vicina dista più di 4 anni luce dalla Terra, cioè la luce essa stessa mette almeno 4 anni per raggiungere la Terra. E la galassia ha un diametro di 100.000 anni luce, vuol dire che la luce che parte da un estremo della galassia ci mette 100.000 anni per raggiungere l'altro estremo. Quanto dovrebbero essere veloci queste macchine, diciamo così, volanti che arrivano sulla Terra? Che razza di tecnologia dovrebbe avere per poter percorrere queste grandissime distanze? Claudio Grimaldi, docente al Politecnico di Losanna, ha cercato di rispondere alla fatidica domanda elaborando un modello probabilistico che, per la verità, arriva a conclusioni poco rassicuranti. Anche se la nostra galassia fosse riempita a metà di segnali radio, di segnali elettromagnetici, noi in media potremmo riceverne uno solo. Quindi immaginate, non so, che vi siano 50.000 civiltà extraterrestri disperse nella galassia che hanno mandato segnali durante il corso della loro vita tecnologica. Ecco, noi potremmo riceverne molto pochi rispetto a questi 50.000 che sono stati mandati. Gli alieni probabilmente esistono, ma non sono in grado di contattarci, perché vivono confinati sotto spessi strati di ghiaccio negli oceani extraterrestri, una condizione che non permette all'umanità di individuarli e che impedisce a loro di comunicare con noi. Le distanze sono il problema primario dell'isolamento del nostro pianeta. Le distanze è una tecnologia anche ancora molto primitiva. Sono migliaia di anni che l'uomo è evoluto su questo pianeta, ma la tecnologia che ci ha permesso di andare oltre la nostra atmosfera è recentissima, 50 anni. Le possibilità che
da uno spazio così immenso ci sia una tecnologia che possa raggiungere la nostra nello stesso tempo in cui noi siamo attivi tecnologicamente è quasi impossibile. È una delle grandi sfide del futuro anche per le più importanti agenzie spaziali che in questi anni stanno inondando lo spazio di satelliti, robot, sonde di ogni genere, trovare nuove forme di vita. Il problema vero che ci stiamo ponendo adesso è: saremo in grado, nel momento in cui avremo la fortuna di entrare in contatto con un'altra forma di vita, di capire che è una forma di vita? Noi cerchiamo qualcuno che abbia delle funzionalità viventi tipo le nostre, quindi che respiri in qualche modo un'atmosfera come la respiriamo noi, che abbia un certo metabolismo, che si riproduca in un certo modo. Tu sai parlare? Tu sai parlare? Senti, io umano, bambino, Elliot. 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 In verità, gli occhi dei telescopi sono puntati su una delle scoperte più sensazionali degli ultimi decenni, gli esopianeti, i fratelli gemelli della Terra che orbitano intorno a una stella diversa dal Sole. Lei pensa che sugli esopianeti potremmo trovare nuove forme di vita? Con ogni probabilità, se la vita esiste anche altrove, ha caratteristiche diverse dalla nostra. Il punto è se siamo in grado di rilevarla. Ebbene sì, abbiamo gli strumenti. Il nostro metodo di lavoro consiste nell'analisi della composizione chimica dell'atmosfera. La vita, infatti, modifica leggermente la composizione chimica dell'atmosfera e ciò che noi cerchiamo sono i cosiddetti biomarcatori, ovvero le firme biologiche della presenza della vita. Per la scoperta degli esopianeti, Michel Mayor, insieme al collega Didier Queloz, ha vinto il Nobel per la fisica. Lo abbiamo incontrato all'INAF di Roma. Purtroppo è stato scientificamente dimostrato che è impossibile trovare un esopianeta, cioè un pianeta al di fuori del sistema solare che sia abitabile, semplicemente perché le distanze sono enormi. Basta pensare che il pianeta più vicino è a circa 30 anni luce da noi, 1 miliardo di volte la distanza che separa la Terra dalla Luna. Credo che queste osservazioni siano sufficienti per capire che non potremo andare, emigrare o inviare persone sugli esopianeti. Finora sono stati individuati circa 6.000 esopianeti, ma quando anche si riuscisse a trovare vita in uno di essi, dice il Nobel, resterebbero gli insormontabili limiti tecnologici. Finora abbiamo cercato le più elementari tracce di vita, i batteri ad esempio. Se parliamo di specie viventi, spero che saremo in grado di rispondere alla sua domanda entro qualche decina d'anni. Se poi troveremo una forma di vita intelligente, capace anche di dialogare con noi, questa è tutt'altra questione e confesso di non essere in grado di fare ipotesi. C'è un esperimento in corso da 60 anni per la ricerca dei segnali di vita intelligente provenienti dall'universo. Ma in tutti questi anni non è mai stato registrato niente. Cercano un contatto gli scienziati laici, ma anche la Chiesa Cattolica e i suoi centri di ricerca. In primo luogo la Specola Vaticana a Castel Gandolfo, un osservatorio nato nel 1959 gestito dai gesuiti. Che esista un'altra forma di vita extraterrestre è molto probabile, perché altrimenti esisterebbe una singolarità, come si dice in relatività generale, per cui la vita è emersa solo sulla Terra. E perché non può emergere altrove se si ripetono le stesse condizioni? La riflessione teologica è desiderosa di un'ulteriore conoscenza e quindi accompagna, sostiene, incoraggia queste ricerche. È un Dio che
ha creato l'umanità e l'ha lasciata libera, e ugualmente potrebbe aver creato altre civiltà, altri esseri intelligenti o super intelligenti, e aver trovato il modo di manifestare l'amore divino anche a queste creature. Sorprende che il Vaticano gestisca anche un altro grande radiotelescopio negli Stati Uniti, in Arizona, sul Monte Graham. Come nel caso Galileo, abbiamo dovuto, con i secoli, rivedere anche l'esegesi biblica. Anche in questo caso è possibile che un'eventuale scoperta di questo tipo significherebbe un rivedere l'esegesi, cioè l'interpretazione delle scritture. La scoperta di altre civiltà, a suo avviso, potrebbe essere una minaccia per la religione? Questo è ciò che alcuni studiosi ritengono. Mi pare che occorra domandare però qual è l'immagine di religione che hanno. Se è un'immagine di religione che esclude, ovviamente è possibile che scoprire altre civiltà possa togliere il posto centrale agli esseri umani sulla Terra. Ma se la nostra religione è una religione che include, che rispetta la differenza, che apprezza ciò che è diverso, allora la scoperta di nuove forme di vita biologica e di nuove civiltà non significa che la religione finisce e cessa la sua importanza. D'altra parte, le dichiarazioni su questi temi di esponenti della Chiesa hanno suscitato un certo clamore, a cominciare da quella resa da Papa Francesco. Se domani venisse una spedizione di marziani, per esempio, e alcuni di loro venissero da noi, marziani, no? Verdi, con quel naso lungo e le orecchie grandi, come vengono dipinti dai bambini, no? E uno mi dice, ma io voglio il battesimo, cosa accaderebbe? Ci si chiede se su questo fronte anche per il mondo cattolico non sia vicina una svolta storica. Mi sono accorto che nella Chiesa ci sono dei documenti datati anche negli anni 50 dove gli astronomi del Vaticano avevano dichiarato di avere osservato nelle nottate anche degli oggetti di natura molto strana, addirittura fotografati in Cile, dall'osservatorio in Cile, di oggetti che oggi non avremmo dubbi nel dichiararli come oggetti di natura non terrestre. C'è un cambiamento di rotta, che mi pare evidente perché c'è un interesse del Vaticano per questo aspetto. Il Vaticano circa 30 anni fa ha realizzato in Arizona sul Mount Graham un osservatorio astronomico dedicato allo studio dell'esobiologia. Tra l'altro la cosa curiosa, ecco, è che è stato realizzato sul Mount Graham, che è il luogo nel quale gli indiani del luogo dicono che avvenivano gli incontri con i figli delle stelle. Tra l'altro, se non ricordo male, Guy Consolmagno in un'intervista aveva pure detto che eventualmente personaggi che provenissero da altri mondi potrebbero anche vivere in mondi nei quali 2 più 2 non fa 4 ma 2 più 2 fa 5, cioè come dire con dei sistemi di conoscenza, compresi quelli matematici, che si basano su presupposti diversi dai nostri, cosa peraltro possibile. Noi veniamo in pace, noi veniamo in pace, noi veniamo in pace. Sentito, vengono in pace. Gli alieni esistono, ma dovremmo smettere di cercarli e provare a metterci in contatto con loro, perché qualora ciò avvenisse, la civiltà umana verrebbe esposta a un grave pericolo. Potrebbero considerarci alla stregua di come noi consideriamo i batteri oggi.
Ma siamo sicuri che contattare i cosiddetti alieni potrebbe essere un bene per noi? Un pericolo stabilire contatti con gli extraterrestri, secondo il grande scienziato. Ma Gaspare De Lama, dall'alto dei suoi 100 anni, non è assolutamente d'accordo. Lui non solo dice di averli incontrati, afferma anche di aver stabilito con loro un rapporto di amicizia. Venuti addirittura da altre galassie, per un periodo di tempo avevano scelto come base la città di Pescara. Siamo nel 1956, un gruppo di persone di circa 20 individui viene a contatto con degli esseri provenienti da altri pianeti. Questi contatti durano per parecchi anni, fino al 78, e poi tutto finisce. C'era allora la guerra fredda molto tesa tra America e Russia. Lo scopo principale era far sbollire, far terminare queste tensioni e nel contempo far capire a noi terrestri che ci sono molti altri mondi abitati. Il rapporto tra la comunità aliena, nominata V56, e il gruppo di prescelti si svolse, a quanto pare, in un clima di invalicabile segretezza. Così avevano imposto gli extraterrestri. I cosiddetti veri e propri V56 erano alti 2 metri, 2,5 metri. Poi c'erano gli uomini piccoli, come li chiamavamo, alti 1 metro, ma perfettamente proporzionati, non con la testa grossa o con le gambe corte. E poi c'erano gli uomini blu, noi li chiamavamo gli uomini blu perché avevano dei leggeri riflessi blu sulla pelle, perfettamente uguali a noi, 2 occhi, 1 naso, 1 bocca, 2 braccia, 2 mani, 5 dita. Il cosiddetto caso amicizia è stato al centro di non poche polemiche tra chi sosteneva la tesi della colossale bufala e chi invece credeva alla testimonianza dei prescelti. Ha mai avuto paura di essere scambiato per un pazzo? Giordano Bruno, come lei saprà, è stato messo al rogo perché diceva che altri mondi erano abitati e sosteneva Galileo Galilei, che affermava che la Terra non era il centro dell'universo, come diceva la Chiesa. Il mondo è migliorato in pochi secoli. Nessuna prova o poche prove comunque sull'esistenza dei V56. Ma sarà Gaspare De Lama a consegnare le foto di un disco volante che vola a circa 300 metri di altezza su Piazzale Giulio Cesare a Milano. Conquisteranno la copertina della Domenica del Corriere. La gente è interessatissima, la gente è alla ricerca molto più di quello che pensiamo noi, molto di più. Le cose stanno cambiando, la gente ha bisogno d'amore. Ha bisogno di un mondo più amorevole, più bello, più sano, più intelligente. E mentre la testimonianza di De Lama fa ben sperare sulle intenzioni aliene, di ben altro tenore fu la vicenda che sconvolse la cittadina ligure di Torriglia e che conquistò le cronache, il caso Zanfretta. Questo avvenimento è stato accompagnato da alcune prove circostanziali, nel senso che è avvenuto nei pressi di una villa abbastanza
isolata, quindi non c'era niente intorno, e alle spalle di questa villa, dove lo stesso Zanfretta sosteneva di aver visto un grosso disco volante luminoso, c'erano degli orti che sono stati completamente devastati da qualcosa che si è posato lì. È il 1978. Pier Fortunato Zanfretta, un giovane metronotte di 26 anni, viene ritrovato dai suoi colleghi in stato di shock. Terrorizzato, afferma di essere stato rapito dagli alieni. Il giornalista Rino Di Stefano, all'epoca dei fatti, era un cronista di Nera. Cos'è che rende così terrorizzata una persona che tra l'altro aveva partecipato anche in più occasioni anche a delle sparatorie? Nonostante l'affidabilità del metronotte, in tanti si convincono che la storia sia inventata, ma la richiesta di Rino Di Stefano di sottoporre Zanfretta ad ipnosi regressiva consente di accertare particolari agghiaccianti. No, non riuscirete a portarmi via di nuovo. Non voglio rispondervi. E poi non siete esseri umani, siete orrendi. Quando è stato sottoposto all'ipnosi, ha sostenuto di essere stato prelevato, cioè portato appeso dentro una presunta astronave, sottoposto a esami clinici. Questo tutto in ipnosi. Il giovane metronotte non è l'unico ad aver visto qualcosa di strano nel cielo di Torriglia. Furono in molti a testimoniare in questo senso. I carabinieri, sollecitati appunto dalla denuncia che avevano ricevuto, hanno anche trovato 52 testimoni, 52 persone che sostenevano di avere visto in quelle ore nel cielo notturno, quindi nel buio di Torriglia, un grosso disco volante luminoso volteggiare a bassa quota. Il metronotte di Torriglia sarà vittima, stando al suo racconto, di nuovi incresciosi rapimenti, ma anche il suo caso, come tanti altri, si colloca in quella incerta area di confine che separa realtà e mistero. Che idea si è fatto? L'uomo è stato rovinato da questa storia, perché ne è uscito traumatizzato, ha perso il lavoro, successivamente ha perso la famiglia. Non si può certamente dire che lui abbia guadagnato qualcosa da questa storia. Sull'esistenza degli alieni sono in molti ad avere certezze. Nel tempo, tuttavia, l'approccio umano al fenomeno ha cambiato più volte registro. Prima grande ondata di atterraggi con umanoidi mondiale è stata nel 1954. Allora, in Sud America, penso ad esempio al Brasile, al Venezuela, questi piccoli esserini che venivano giù con gli UFO erano brutti, piccolini, maneschi, aggredivano le persone. Da noi nessuno è mai stato aggredito in quel periodo da queste entità. In Italia e in Francia si vedevano dei piccoli omini, i classici omini, adesso dico verdi, non erano proprio tutti verdi. Nel Nord America non c'era quel tipo di segnalazione, era prevalentemente di esseri che non erano troppo diversi come dimensioni rispetto all'uomo. Ecco che quindi c'era una sorta di specificità, non dico nazionale, ma insomma legata abbastanza al contesto sociale, culturale. Per Mauro Biglino, studioso di ebraico antico, la traduzione letterale dei testi biblici riserva inimmaginabili sorprese. Gli esseri umani sarebbero figli delle sperimentazioni genetiche di individui dall'incerta origine, forse extraterrestri, denominati Elohim. Dal momento che nell'Antico Testamento si parla chiaramente di UAP, cioè di oggetti volanti, insomma non identificati, se ne parla con una chiarezza che è disarmante, tant'è che per negarli
bisogna in ogni caso inventare, quando invece è sufficiente leggere letteralmente ciò che c'è scritto. Dopodiché si può decidere se la cosa piace o non piace. Però c'è una cosa di cui non possiamo fare a meno: prendere atto del fatto che la Bibbia parla di oggetti volanti. Sulla provenienza purtroppo non c'è scritto nulla, salvo un accenno interessantissimo in un salmo. Questo salmo ci parla di porte che si aprono qui, che vengono attraversate da questo Yahweh, che è uno degli Elohim, con il suo Kavod, e di porte che si aprono da un'altra parte su un luogo non conosciuto, che è il luogo da cui proverrebbero questi Elohim. D'altra parte, per gli ufologi convinti, l'arte sacra è disseminata di dischi volanti, carri celesti, strani oggetti sospesi nell'aria. La NASA lo ha promesso. Entro il 2023 il team di scienziati rivelerà gli esiti della propria indagine. In attesa di nuovi e magari clamorosi annunci, continueremo a credere o non credere, ognuno a modo suo, con le proprie personalissime convinzioni. È evidente che se saltasse fuori davvero quello che ormai tutti sospettano e che sembra essere indicato da tutto, e cioè che noi siamo visitati, e non da ora, da tempo immemorabile, da altri che hanno evidentemente una tecnologia enormemente superiore, beh, tutto questo però imporrebbe una revisione un po' di tutti i nostri parametri. Addirittura c'è chi ritiene che una simile rivelazione potrebbe terremotare, schiantare addirittura da un punto di vista sociologico i cardini stessi della nostra società. Pensare all'incontro con altre civiltà possibili potrebbe invitarci a riflettere su come stiamo vivendo ora, sui modi in cui occorre cambiare il nostro modo di vivere, affrontando le sfide legate alla sanità a livello globale e alla protezione dell'ambiente. In qualche modo potrebbe il riflettere sull'incontro con civiltà future aiutarci a rendere migliore la qualità della vita sul nostro pianeta già da ora. Certo che se osservassi la Terra dall'esterno, indubbiamente c'è da dire che potrebbe non esserci il desiderio di entrare in contatto, in quanto siamo delle persone estremamente violente, ci uccidiamo gli uni con gli altri, non parliamo di quello che facciamo agli animali. Se si apre una linea di ricerca, si apre una possibilità di trovare. Se invece si chiude a priori dicendo quelle sono tutte stupidaggini, allora veramente ci si chiude una porta di fronte e si impedisce, molto spesso si vuole impedire che si aprano linee di ricerca, perché c'è il rischio di trovare. Thank you.